Scelto Sindaco 3.0 un po' per provocazione, non tanto perché è legato alle tecnologie nuove appunto che dicono Web 3.0, ma comunque è quello, è avvicinare, cioè usare le tecnologie di internet, il web, lo sviluppo anche di database, di software GIS, di mappe, per dare al sindaco uno strumento per poter dialogare sia con i cittadini ma soprattutto con i tecnici e anche con i propri uffici tecnici. Sono un city planner che è pianificatore territoriale e questa qua è un attimo la panoramica perché è un po' una figura professionale particolare, non molto conosciuta, è più vicino all'urbanista, non è architetto e comunque cittadini pensano che partecipa ai party e comunque ai club privati con grossi personaggi pubblici. I miei amici pensano che continuano a giocare a SimCity. Chi di voi gioca a SimCity? Ancora adesso? Io ho appena installato la versione 5. Quindi è vero? Sì, ma perché mi tengo esercitato, sennò... Però io poi le distruggo le città dopo. Anche divertente. Ogni tanto bisogna rinnovare, ma anche i sindaci dovrebbero fare. Ogni tanto. I miei familiari ora pensano che guadagno molto. Dovresti fare uno di quei meme, cosa pensa la mia famiglia. L'ho copiato da un forum americano, Cyburbia. Okay. Però. Le pubbliche amministrazioni pensano che continuino a dire tante parole e a dare tante carte e poi alla fine non fare mai quello che dicono, che vogliono loro, o comunque sono loro che non capiscono lo studio che c'è dietro, e comunque c'è molto conflitto anche di relazioni con le pubbliche amministrazioni. Io pensavo e studio ancora adesso di creare smart cities, green technology e fare questa public participation, che è un movimento anche a livello mondiale, tanto come OpenStreetMap, tanto come Wikipedia, c'è la public participation. In realtà io mi occupo di dati geografici, passo tutti i giorni a usare software GIS, software che grazie alla comunità, tutti i plugin, tutte le varie funzioni, anche qua ho avuto molti spunti per continuare ad andare avanti. Io prendo le cose che diciamo voi, tanti di voi programmatori sviluppano, e io cerco di usarle per la gestione dei dati territoriali e dare qualche prodotto alle amministrazioni pubbliche che me lo richiedono. Questo lo faccio anche magari ad associazioni. Io partecipo a un loop di Leonardo Pozzolo, che è verso Malpensa, a Milano, e qui cerchiamo insieme di usare queste tecnologie per dare ai cittadini, che poi magari vedremo velocemente, i dati territoriali, qualcosa in più per poter conoscere il proprio territorio. Questa è un'attività di cui ho già sentito molto parlare, però questa qua è l'attività che svolgo io personalmente, perché io mi vedo sia un cittadino che contribuisce ai contenuti su web, sia un professionista che usa gli stessi dati per lavorare. Fotografo, prendo le coordinate e altre informazioni, torno a casa, cerco di condividere, metto insieme le varie informazioni, contribuisco anche se in minima parte ai progetti di Wikipedia, mappo OpenStreetMap, anche se tutto il mio bagaglio di cartografia che ho fatto è poco visto su OpenStreetMap per tutta una serie di problemi legati alle amministrazioni e tutto. E poi cerco di condividere il contenuto, cioè io, anche se mappo un edificio o mappo un bosco, a me piace rilevare gli alberi, prendo e questo contenuto lo condivido per dire io sto mappando questa zona, è un po' come viene suggerito. Questo è ciò che viene fatto da qualsiasi utente mio. Cosa vuol dire che è una
perché io ad esempio ho lavorato per 7-8 comuni, ho aggiustato la cartografia, l'aerofotogrammetrico, ho aggiornato gli edifici, ho sistemato le strade, il grafo stradale, però in effetti loro cosa fanno? Cioè è fatto per il piano del governo del territorio, finché non viene pubblicato o finché comunque non vengono avviate tutte le procedure di pubblicazione, rimangono lì da loro. Quindi, non si vede ancora, vuol dire, non è che... Non si vede ancora e per almeno metà di queste 8 amministrazioni penso che non si vedrà mai su OpenStreetMap, cioè sono già sicuro. Se adesso ne sta uscendo forse uno, però si parla ancora di meno. E cioè, ma non è lavoro che hai fatto, ciò che hai fatto sul loro sistema e poi eventualmente potrebbe sì. È un desiderio però di vederlo su OpenStreetMap. È un desiderio, diciamo che magari rispetto... Allora, OpenStreetMap di solito è più aggiornato, anche se non è così di qualità, però gli aerofotogrammetrici dei comuni sono tipo anche del 2004-2005. OpenStreetMap di solito nella mia zona è sempre più aggiornato, però magari non ci sono tutti gli edifici. Questa cosa qua, io magari con OpenStreetMap volevo tagliare, aggiorno la cartografia e poi verrebbe in automatico ricaricava su OpenStreetMap. È questo un po' quello che ci farà di spiegare prima. Grazie. Questo invece è il, diciamo, è il mio personaggio professionale. Raccolgo i dati, oltre che OpenStreetMap e Wikipedia, raccolgo i dati della provincia, della regione, del comune, un sacco di dati, cioè veramente tanti dati. Dello studio geologico, delle aree naturali, dell'uso del suolo e cerco di metterli insieme, uso soprattutto esclusivamente software open source, vari GIS, GeoSig, QGIS, ho usato anche MapWindow e poi uso, mi trovo comodo da una parte, dall'altra non saprei entrare nei particolari, però uso PostGIS come database per archiviare tutto. Questo mi permette anche di creare facilmente strumenti web che proprio vanno a parlare con questo database. Ovviamente voi sapete molto di più di questi programmi di PostGIS così, però è quello diciamo il cuore che tiene in contatto, che tiene come contenitore i dati che vengono raccolti. E alla fine consegno questi elaborati e revisione tutto. Velocemente vi faccio vedere qualche schermata del mio sindaco 3.0. Si tratta di un sistema sviluppato in PHP da me personalmente che cerca di creare dei menu e delle interfacce per accedere a questi dati, a report e a cartografia. Abbiamo un pannello di controllo, questo è un esempio di report di edifici dove possono essere cliccati e rivista la fotografia del rilievo che facciamo per ogni edificio, l'elenco delle strade, se si clicca si va sulla strada, gli edifici sono associati alle strade e tutte le varie relazioni. Ho integrato direttamente tutta la relazione, tutta la documentazione che viene consegnata dopo al comune è integrata all'interno di questo sistema, cioè sono dei post in PHP, dei post direttamente sul database, tipo in stile Wikipedia. Ho tutta la documentazione disponibile che l'ufficio tecnico può accedere e scaricare come esplora risorse. Questo si tratta del... cioè questa è l'elaborazione, non presento solo le mappe ma tutte le analisi che vengono fatte dietro le mappe, tutti le vari scenari, comunque le aree di trasformazione, i servizi annessi con le regole della topologia, per dire questa casa ha una quantità di servizi in più o in meno rispetto a un'altra in base delle percentuali e sviluppo degli indicatori. Questa è solo una schermata di esempio, però per dire
quadro per la perequazione urbanistica che tratta dei diritti edificatori. Io posso prendere un volume edificatorio da una parte e metterlo dall'altra parte. Questo viene registrato, proprio si chiama registro dei diritti edificatori. Vengono contenuti gli elaborati, da qui si può gestire la leggenda, i contenuti della tavola, tutti i vari allegati che possono essere alla redazione, si esporta in PDF, così come vuole il comune. E questo, diciamo, è praticamente l'ultimo sviluppo. Questa qua è l'interfaccia che chi ha l'accesso, a chi viene dato l'accesso, può vedere questa schermata. Qui, ad esempio, un tecnico può dire: ok, questo edificio ha queste caratteristiche. Queste caratteristiche sono sempre aggiornate ed è, diciamo, è lo strumento che permette di fare una valutazione adeguata dell'edificio, cioè il catasto, la mappa, la fotografia di rilievo, caratteristiche tecniche, la certificazione energetica, foto, e si può anche integrare tipo una piattaforma anche di commenti e di forum. Oltre agli rilievi edifici, cioè, durante il mio lavoro tiro analisi dati dell'uso del suolo, delle trasformazioni urbane, dello studio geologico, morfologie. Molte di queste possono essere trasportate direttamente in OpenStreetMap, altri contenuti in Wikipedia o comunque anche distribuiti sul blog del sito. Cioè, l'output di questo sistema qua è veramente ampio e permette di strutturare in modo adeguato diciamo i contenuti che possono essere distribuiti in un secondo momento o ai cittadini o a tecnici autorizzati. Velocemente, perfetto, la panoramica della situazione professionale dove mi trovo. Le mappe e i contenuti. Mappe per richiamare OpenStreetMap, che secondo me è uno strumento che ha una struttura consolidata che ci permette di ampliare ulteriormente questa struttura e tenerla sempre aggiornata, anche solo la struttura di come inserire gli elementi. E Wikipedia, che dalla sua parte permette anche lei una certa flessibilità da questo punto di vista. Però io in Lombardia devo fare i conti anche col database topografico, che si tratta di un sistema chiuso sviluppato dalla Lombardia Informatica, e questo sistema viene aggiornato ogni tanto con dei PDF che vengono consegnati, che sono delle linee guida, e noi ci dobbiamo adattare a questo database topografico e è molto difficile interagire con le persone che fanno questo schema. Inspire è un altro progetto europeo che prevede la costruzione della strutturazione dei dati, e solo che dall'altra parte è l'Europa che dà queste indicazioni. È un buon esempio da seguire. Dall'altra parte il grande raffronto tra Wikipedia, che è sempre aggiornato, che possono essere inserite le stesse informazioni di quelle che sono le linee guida. Le linee guida per fare il mio lavoro sono del 2006 e non sono mai state aggiornate. Questo, io devo fare una relazione o un lavoro in base a delle linee guida chiuse, non aggiornate, che risalgono ormai a 7 anni fa. Arrivo subito per finire. Okay. Ci stavo per mostrare. Ci sarebbe un ulteriore slide, ma avete chiesto voi. La proposta di sviluppo, cioè che il motivo per cui sono qua, che ho presentato questo lavoro, è la ricerca di gruppi, di professionisti, di comunque attenti, che hanno attenzione a questo tema qua, per creare una struttura con cui vengono redatti questi documenti. Questi documenti sono previsti per legge,
però non hanno una struttura ben definita. Secondo, secondo me le piattaforme, sia il wiki di OpenStreetMap, sia, sia Wikipedia, sono le piattaforme per permettere di sviluppare questa struttura. Questa struttura poi potrà essere adottata al, a tutta la pianificazione dei vari comuni e niente, io sto facendo questo, sto creando delle strutture per creare in modo professionale un documento e la sua parte che va direttamente in Wikipedia e in OpenStreetMap. Ho iniziato a farlo, come accennavo prima, con l'UG di Nonato e Pozzolo, che abbiamo fatto una piattaforma che si chiama Open Comune, in cui questa è una schermata identificativa, raccogliamo le 141 cose più belle e più brutte di Nonato e Pozzolo, il piano del governo del territorio spiegato come lo vogliono i cittadini, e le varie idee. Utilizziamo mappe, OpenStreetMap e tutte le tecnologie che ci permettono di visualizzare dati e informazioni. Ho finito e vi lascio con... Dopo ci sarà... Hai la pubblicità. ieri parlando a cena. Grazie. Ieri parlando. Domanda veloce veloce. Sì. Questo è il grande obiettivo del vostro gruppo, cioè definire degli standard che tutti i comuni potrebbero utilizzare per preparare una pianificazione urbanistica locale. Certo. Utilizzando lo strumento di Wikipedia e OpenStreetMap per fare in modo che il documento nascente sia comunque già distribuito o condiviso, ma l'amministrazione con le quali tu hai avuto a che fare vicinati, hanno capito questa cosa, l'hanno rigettata perché, per vari motivi o chi è che ti ha avuto la bussola? Entrambi, ma anche il terzo, che stanno cercando di farla questa cosa qua. Alcuni non hanno capito, alcuni hanno detto no, non ci interessa, altri ci hanno detto sì, è bello, ma non, dobbiamo capire di più. Dall'altra parte qui sono anche qui per dire questo qua, queste operazioni, queste azioni sono valide e quindi sono consolidate e possono essere veramente applicate. Okay. Io scusami, non ho capito bene, cos'è che volete mettere su Wikipedia, e tutto quello che volete mettere su Wikipedia possa effettivamente andarci? Cioè magari non ho capito bene io. Sì, allora, nel quadro conoscitivo, che è una parte del piano del governo del territorio, c'è ad esempio l'analisi sociologica. L'analisi sociologica prevede l'evoluzione della popolazione, se ci sono state aree in cui aree industriali poi si è trasformate in commerciale, proprio la storia sociologica del comune, ma anche demografica e tutto. Ok, qui non si mette tutto il contenuto della relazione, però infatti la mia struttura diceva, cioè quello che volevo fare con la struttura è fare un riepilogo, quel riepilogo lì direttamente metterlo su Wikipedia e poi eventualmente la relazione continua con l'approfondimento. Quindi io, proprio come esempio, ho 10 pagine del paragrafo della sociologia del comune di Carbonate, il primo paragrafo, che saranno 20 righe, sono fatte apposta, sono già consolidate per essere trasportate su Wikipedia. Ma questo non solo per essere trasportate su Wikipedia, ma per permettere una più facile lettura al cittadino, perché di solito le relazioni del piano del governo del territorio sono dalle 100 alle 300 pagine, quindi il cittadino si vede il malloppo così, non lo vede mai. Invece già viene presentato quello che viene messo in Wikipedia, è tutto un altro discorso. Poi se vuole può farlo approfondimento. Ma fate conto che questa struttura non esiste adesso. Adesso vengono consegnate 300 pagine, queste 300 pagine sono un PDF scaricabile da ormai tutti i comuni e vi rendete conto della difficoltà di trasmettere, cioè il contenuto c'è, è anche pubblico,
non so sinceramente sotto che licenza possa essere, però è veramente difficile e veramente...